Il coraggio per me è pensare di non essere mai arrivata, pensare l'impossibile, pensare che anche dalle imperfezioni ci possono essere grandi conquiste. L'orchestra nel nostro lavoro è un mondo perfetto, è la metafora di come dovrebbe essere una società dove tutti hanno un ruolo determinante, anche chi parte da molto 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 più indietro degli altri. Quando noi suoniamo in orchestra, tutti i musicisti, indipendentemente dalla gravità, dalle fatiche che si portano dietro, che sono fatiche acquisite, congenite e tante volte che aumentano, che diventano sempre più faticose con l'andare degli anni e del tempo, ecco, ciò nonostante in orchestra tutti hanno, l'orchestra è perfetta perché è la rappresentazione di come dovrebbe essere una società perfetta, dove nessuno resta indietro, dove tutti hanno un ruolo, una possibilità di espressione, di farsi ascoltare, di farsi sentire, di farsi vedere. Questo è, quando noi suoniamo in orchestra è importante non tanto ascoltare, non solo ascoltarci, ma anche guardarci e quindi anche guardare chi di fatto magari per strada non guarderesti mai. Quindi è per questo che l'orchestra per noi è il mondo perfetto in cui ci troviamo così bene. Senza desiderio non ci sarebbe il nostro lavoro, perché il desiderio è quello di arrivare a fare musica in un modo appunto unico, irripetibile. Attraverso la musica vive nel qui e ora ed è fantastico vedere come il desiderio che si costruisce lentamente nelle lezioni, nel lavoro appunto moderato di questa cooperativa, poi a un certo punto esplode e il desiderio si trasforma in energia pura ed è la parte appunto allegra della cooperativa, e quando il desiderio diventa pura energia e tutto il lavoro precedente esplode in infinite forme. È non mollare mai, è guardare in alto, guardare la vetta, è vero, puoi non arrivare in cima, ma l'importante è il percorso che determina la meta. Oblio è ciò che tentiamo di, ciò da cui tentiamo di tenere fuori i nostri musicisti, perché appunto l'oblio sociale, soprattutto per le persone con disabilità, è tema quotidiano per i nostri musicisti con disabilità e per le loro famiglie. Quindi fare enormi fatiche, addirittura l'impossibilità di trovare di essere un animale sociale compiuto, quindi nel lavoro, nella formazione, nelle relazioni, noi nel nostro piccolo, facendo musica, tentiamo di strappare o tenere fuori il più possibile da un oblio o da un oblio totale cercare i nostri musicisti. L'insieme è un brusio di relazioni, relazioni che diventano significative proprio perché sei insieme. Anche musicalmente insieme la relazione è più grande, è completa, non è solistica, ma raggiunge un livello diverso. La musica d'insieme è proprio relazione. È fuori di dubbio che l'imperfezione è il materiale fondamentale del nostro lavoro, un materiale assai delicato, perché noi partiamo da quelle che appunto per i libri diagnostici le imperfezioni appunto sono malattie, sono stati alterati del corpo, della mente, del fisico, della coscienza, della relazione, quindi qualcosa che non va, e quindi l'imperfezione è comunque una ferita, c'è poco da fare. Riferendoci al nostro lavoro, per un genitore un figlio imperfetto è un figlio faticoso. Tutto il lavoro grosso che le famiglie fanno per conto loro, più o meno, ma il lavoro che facciamo qui dentro sull'imperfezione è proprio quello, che l'imperfezione è la chiave di volta di una possibilità di ripensare la musica in un altro modo. E grazie all'imperfezione
che la musica che noi andiamo a suonare apre degli scenari assolutamente unici, originali, inediti, e sono quelli che permettono appunto di costruire una nuova relazione, un nuovo corpo, un nuovo assetto della mente. È solo grazie all'imperfezione che è il punto di partenza, perché ci costringe l'imperfezione a rielaborare la nostra musica, una partitura, e appunto una partitura perfetta della grande letteratura, di quelle che noi suoniamo, Mahler, Beethoven e così via. Grazie alla nostra rilettura, che spesso è legata alle imperfezioni che i nostri musicisti propongono nella loro imperfezione, che quella musica assume una nuova perfezione. E mi piace appunto ripetere questa cosa qui, che nel nostro caso la musica non è che cura l'imperfezione, la malattia, la ferita, ma è la ferita, l'imperfezione che cura la musica fondamentalmente, e poi questa nuova musica curata ritorna indietro a tutti quelli che in quel momento la stanno suonando. Quando arrivano da noi è come se oramai abbiamo provato tutto e vediamo anche come va con la musica, oppure oramai tanti anni di tanti percorsi legati alla terapia puramente clinica, che sono indispensabili, che vanno benissimo, abbiano dato frutti o obiettivi parzialmente raggiunti, quando non discutibili, oramai con noi provano invece a sperimentare, proviamo a far sperimentare un modo di esprimersi, di essere, di stare nella musica e in un linguaggio che è quello della relazione con la musica, che ci sta molto a cuore.